Verona, da sempre legata allo sport, ha ospitato nello storico poligono di Via Magellano i campionati nazionali di tiro a segno dell'Ana, proposta nell'occasione anche una gara promozionale di tiro con carabina e pistola ad aria compressa. Paolo Priano della sezione Biella e Valerio Adorni della sezione Parma sono i vincitori rispettivamente del campionato nazionale Ana pistola standard a 25 metri e di carabina libera a terra. Compie 40 anni il premio Fedeltà alla Montagna, il giusto riconoscimento che l'ANA attribuisce alle penne nere che hanno scelto i monti per vivere, lavorare e formare una famiglia. È stato assegnato a Silvio Pella del gruppo di Macugnaga, sezione di Domodossola, il premio Fedeltà alla Montagna, un riconoscimento conquistato sul campo, lavorando sodo nella sua azienda agricola posta a 1200 metri di quota. 150 ascensioni su altrettante cime italiane per festeggiare i 30 lustri di vita del Corpo degli Alpini, tra salite facili, difficili, extra difficili, ANA e truppe alpine faranno parte della medesima cordata. Il poligono di Via Magellano a Verona ha ospitato i campionati nazionali ANA di tiro a segno, carabina libera terra, giunto alla 51esima edizione, e pistola standard a 25 metri, giunto alla 37esima edizione. Sono delle specialità che sono anche inserite nelle gare che di solito vengono fatte a livello nazionale, che portano anche ai campionati italiani. Infatti spesso abbiamo degli alpini che, oltre ad essere campioni italiani, si sono ben espressi anche in ambito nazionale in quelle che sono le discipline dell'Unione Nazionale Tiro a Segno. Verona e la sua provincia sono molto legate allo sport del tiro a segno, tanto che già nel 1613 si ha notizia di una gara di tiro all'interno delle mura della città. Negli anni 30, nel Veronese, si contavano 22 società di tiro e 7 sono tuttora molto attive. Verona è una città dello sport, ma Verona vuole essere anche la città dell'accoglienza e spero che tutti voi l'abbiate capito in questi 2-3 giorni. La parte sportiva sicuramente è un motivo per incontrarci, per fare comunità, che è la cosa migliore che sanno fare il gruppo degli alpini, e avendo appunto la delega allo sport, soprattutto in occasione degli eventi nazionali sul territorio, mi fa piacere se possibile esserci. Il tiro a segno di Verona ha fatto da scenario per l'ottava volta alla competizione, che ha visto in tutto l'adesione di 26 sezioni e oltre 200 atleti totali. Nonostante la pandemia siamo partiti un po' in sordina, però poi una volta partiti siamo arrivati a conclusione. Adesso appuntamento all'assemblea dei delegati a novembre, dove faremo un esame completo di tutte le competizioni. Un saluto e un pensiero particolare per Alfonsino Ercole, che ci teneva tanto a questo campionato. Io lo saluto, lui sicuramente oggi è qui con noi e starà festeggiando insieme a noi per la conclusione di questo bellissimo campionato. È stato Paolo Priano della sezione Biella, con 283 punti conquistati, ad aggiudicarsi il titolo di campione italiano ANA, salendo sul gradino più alto del podio nel campionato nazionale pistola standard 25 metri, giunto alla 37esima edizione. Diciamo che a livello psicofisico è provante, posso garantire che è uno sport a tutti gli effetti, uno sport che consiglio un po' a tutti, anche perché dà delle botte di adrenalina mica da ridere, nel senso, da provare. È uno sport magari poco spettacolare da vedere, ma è sicuramente da provare e da gestire personalmente. È uno sport individuale, ovviamente non è uno sport di squadra, ma è uno sport da provare. A vincere il campionato nazionale ANA di carabina libera terra, giunto invece alla 51esima edizione, è stato Valerio Adorni della sezione Parma, con 291 punti conseguiti, titolo per lui già conquistato nel 2018 a Lucca. Questo sport è uno sport che richiede concentrazione, che richiede autocontrollo, è tutto tranne quello che si possa pensare. E quest'anno mi sento di dedicare questo titolo a tutti i partecipanti della missione Albatros Mozambico del 93, di cui ho avuto l'onore di poter far parte appunto ormai quasi 30 anni fa come alpino di leva in un'operazione
di peacekeeping svolta dall'Italia all'interno del mondo. In occasione dei campionati nazionali di tiro a segno, la sezione TSN di Verona, insieme alla locale sezione ANA, ha organizzato anche una gara a scopo promozionale di tiro con carabina e pistola d'aria compressa, nella speranza un giorno di poter dare il via anche ad un campionato con l'utilizzo di queste armi. Due anni di stop a causa del Covid, riscattati dalla sezione di Domodossola con una doppietta d'eccezione, il 44esimo campionato nazionale ANA di sci alpinismo ad aprile e nei giorni scorsi la consegna del premio Fedeltà alla montagna a Silvio Pella della sezione di Macugnaga. È un orgoglio oltretutto nel 40esimo, che è già un anno importante, nei 150 anni della fondazione delle truppe alpine e nei 150 anni della prima salita della nostra parete est del Monte Rosa alla Punta Dufour, per cui abbiamo tre ricorrenze, una più importante dell'altra. Più di così per quest'anno non so, penso poi anche ai miei alpini che insomma sono bravissimi, perché altrimenti guai se non ci fossero loro che ci danno una mano a tutti noi, sarebbe veramente un po' dura da fare. Comunque bravi veramente, bravi, ci hanno messo l'anima, o gli alpini della Valle Anzasca e tutti gli alpini della sezione. Il generale dell'impero austro-ungarico Ludwig von Velden nel suo spostarsi tra le vallate scrisse: «Ho percorso in lungo e in largo la valle del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, le Alpi della Savoia e della Svizzera. Ho visto tante cose belle e grandiose. Tuttavia, la visione del Monte Rosa, dalla valle di Macugnaga, mi è parsa unica. Ho creduto di essere giunto dove il mondo finisce». Ed è proprio coloro che in quelle terre alte, in cui pare finire il mondo, scelgono di vivere e lavorare, che l'ANA da 40 anni consegna il premio Fedeltà alla Montagna. È un premio molto ambito e molto importante per l'Associazione Nazionale Alpino, perché fa esprimere i propri valori della montagna, l'attaccamento alla montagna e agli uomini che hanno dedicato e che stanno dedicando la vita loro e delle loro famiglie alla montagna. Guardandoli negli occhi si vede subito che sono delle persone serie, sincere, che amano la montagna e che non hanno problemi a lavorare, quindi sono delle persone che sono da ammirare e che sono il fiore all'occhiello dell'Associazione Nazionale Alpini. La vita in montagna è dura, è inutile star lì, cioè oggi è un bel tempo, fa caldo, estate, però ci sono momenti dove magari ti viene a dire ma cosa faccio qua, cioè magari giorni che fa freddo, continua a nevicare, gli animali sono all'interno dell'azienda, ci sono momenti duri, ma veramente duri, però la soddisfazione che ti dà l'agricoltura in montagna e l'allevamento, la zootecnia in montagna, è una cosa che penso che in altri posti non te la dà. Le sue parole, ma ancor più i suoi occhi lucidi, la dicono lunga sulla persona che è. Silvio Pella, classe 1971, è lui il vincitore del premio Fedeltà alla Montagna, istituito dall'ANA e consegnatogli in questi giorni. La sua azienda agricola sorge a 1200 metri, in località Fornarelli, in una frazione di Macugnaga, in provincia di Domodossola. È lì che, insieme alla moglie Marinella, alle figlie Sofia ed Aurora, porta avanti la tradizione di famiglia. Io dico sempre di famiglia, di più di una. Ho la famiglia di mia moglie, che è arrivata dopo, che sono importanti. Una famiglia anche acquisita giù in quella di Premosello, con tanti amici. E poi la mia famiglia, cioè, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Senza mia moglie poi. Loro sono la vita, quindi mi chiamano quando c'è un animale che non sta bene, vedono cose che magari io non vedo e sono presenti, arriva la gente, provano ad andare a vendere un pezzo di formaggio piuttosto che... E senza di loro sicuramente tutto questo non avrebbe il senso che ha, diciamo, non avrebbe il senso che ha. Maestro di sci di fondo e di snowboard, Silvio partì militare in fanteria, Savona, Alessandria, Torino, poi il destino lo volle alpino. Casualmente un mio amico era già militare in quel di Busson, vicino a Sestriere, dove era nel gruppo sciatori per fare i casta. Parlando con i graduati ha detto che c'era un suo amico in fanteria, anche lui sciatore, e niente, mi ha fatto trasferire negli alpini, detto fatto, e sono diventato orgogliosamente un alpino.
Una vita militare che l'ha formato e fatto crescere, che poteva diventare la sua professione se non fosse che il richiamo dalla Valle Anzasca urlasse così forte. C'era la possibilità di fare firma, me l'avevano chiesto più volte e mio papà mi diceva no, fai firma, vedrai che almeno se vai subito presto in pensione. E io dicevo no, io voglio tornare e fare la stalla nuova e infatti così ho fatto. Sono tornato, abbiamo venduto la stalla vecchia e con l'aiuto dei genitori abbiamo fatto questa azienda nuova che poi negli anni si è un po' ampliata, diciamo. L'alpinità ha comunque continuato a viverla anche dopo il congedo, socio attivo, quando può, della sezione del gruppo. Logico che il lavoro è tanto e non sempre riesce, però se c'era da fare la gara di corsa piuttosto che andare a fare per la sezione la gara di sci alpinismo, si andava e lo si faceva volentieri. E poi ho tanti amici negli alpini, tanti che mi conoscono e non posso che ringraziare, a parte vabbè, l'Associazione Nazionale per questo premio che è sicuramente motivo di orgoglio, però devo sicuramente ringraziare Carlo Lanti che è il nostro capogruppo che ha avuto l'idea di propormi, senza quell'idea oggi non saremmo qua. E poi vabbè tutto il gruppo di Macugnaga che pur essendo piccolino chi può dà una mano e si sono mossi per dare una mano. Poi vabbè c'è il gruppo di Valle riuniti, diciamo che anche loro, con loro ho un rapporto particolare perché io in Valle mi sento a casa e tutti mi conoscono e ci vogliamo, cioè siamo tutti amici. E poi la sezione dà una gran mano perché diciamo che sono di più come numero e però sono sempre sensibili a venire a Macugnaga a darci una mano per questo evento ma anche per altri o per altre manifestazioni. Quindi un grazie agli alpini veramente. Non poteva avere location a migliore la presentazione dell'iniziativa 150 Cime, inserita nell'ambito dei festeggiamenti per i 30 lustri del Corpo degli Alpini. Nel Museo Nazionale della Montagna di Torino sono state illustrate le oltre 150 ascensioni su tutto l'arco alpino e appenninico che si terranno nelle prossime settimane. Io sono orgoglioso di essere il presidente di una regione che si chiama Piemonte perché è ai piedi delle montagne e credo che in questa definizione essere ai piedi delle montagne ci stia tutto il tema del rispetto, dell'ammirazione che noi dobbiamo avere per le nostre montagne, che vanno vissute, ma che vanno vissute con lo spirito alpino, con quello spirito di godere della bellezza, delle risorse che queste nostre montagne ci possono dare, ma sempre con un profondo rispetto delle regole della natura. Ascensioni suddivise in extra difficili, assegnate esclusivamente a personale altamente qualificato del centro addestramento alpino, difficili con le salite dai plotoni alpieri e facili a livello di compagnie alpini. Tra le cime saranno raggiunte il Monte Bianco, Cervino, Monte Rosa, Gran Paradiso, Monte Matto, Punta Roma, Punta Udine, Monte Argentera, Monviso, Gran Sasso, Ortles e tante altre. Così l'attività tradizionale di addestramento estivo delle truppe alpine dell'esercito si concentrerà quest'anno nell'iniziativa 150 Cime. Il 150 è simbolico? Perché se guardiamo nella normalità dell'attività addestrativa ogni anno di cime se ne fanno anche di più, però questa è stata l'occasione per concentrarle nel tempo e quindi nella stagione giusta in modo da associare il numero al nostro compleanno. 1600 militari ma anche numerosi soci alpinisti dell'ANA che potranno partecipare alle ascensioni difficili e facili, queste ultime aperte anche al pubblico. Al di là dell'attività vera e propria di salita sulle cime, c'è tutta un'attività di supporto logistico nelle basi di partenza, tutte le attività che stiamo facendo con la gente del posto, con le popolazioni locali, il coinvolgimento delle scolaresche, dei ragazzi. Vedere i ragazzi con noi, con gli alpini in armi, con noi dell'Associazione Alpini, io credo che sia proprio il frutto del lavoro che stiamo facendo ed è quello che noi dobbiamo continuare a fare per garantirci un nostro futuro, coinvolgere la popolazione, far capire quello che è stata la nostra storia, quello che erano i nostri valori e proiettare tutto per dare un futuro all'Associazione Alpini.